Bellissimo. Vabbè, bellissimo. Senti, leggiamo un po' di messaggi che già arrivano al 333-477-2239. Io immagino che molta gente sarà curiosa di questa situazione strana di oggi. È una situazione, oggi intanto documentata peraltro anche visivamente dal nostro Tony Etna, immancabile con la sua telecamerina. Si è tagliato anche i capelli, magari più bedduzzo, ma gli sempre singolo. Gli ho mandato singolo, un bacio, volevo dirlo. Sempre singolo. Hai visto che c'è Antonella oggi? Le inquadrature vengono meglio. Voglia. Guarda che bel sorriso che c'ha. C'ha la fossetta che c'è quello che è lucido da lì. C'ha una fossetta che c'è occhi che lucidi alla fossetta. Vabbè. Siamo in preascolto, siamo in preascolto. Io i due cursori ce li ho chiusi, eh. Quando mi dici tu li riapro. Siamo in preascolto. Non siamo in preascolto. Sì? Preascolto di cosa? Ecco. Parte così? Giusto, dai. Ok. Ok, lo posso riaprire? Sì. Dicevamo? No, dico, ieri quando avete fatto il discorso della connessione da macchina a macchina. Ah, un Bluetooth. Pronto? Senta, se voglio fare con queste macchine. Vai. Alla Catalla. Sei la solita femminista di sinistra. E mangio anche sei i bambini. Sei la solita femminista di sinistra, mangia bambini. È vero. Ecco. E volevo fare anche l'insegnante, pensa un po'. E con questa canzone lo rivendichi tutte le volte. Sì. Anche perché questa canzone ha questo obiettivo, no? Di far vedere un po' la casalinga come si lascia fuorviare la mente da tutto ciò che avviene intorno a lei, particolarmente in televisione o comunque nel mondo che la circonda. Sei pronto per giocare? Dai, giochiamo. Dai, stai attento che è facile, eh. Attenzione, vai. Qual è? Yattaman! E lui si chiama Nino. E nonostante si chiama Nino, come Nino da Ragalna, infatti, e nonostante sia carrellista, che è una particolare categoria odiata da Antonella, certo. Ecco, lui ha vinto perché la canzone era proprio Yattaman. Dove sei? Ma alla sta stazione? Un volo. Dove sei? No, sono al lavoro. Io. Al lavoro dove? Alla zona industriale. Ah, ecco, e giochi con noi, fantastico. Dicevi? No, dico, sto raccogliendo le firme per anche un contributo minimo di 50 centesimi, un euro, per mandare in vacanza Rihanna, perché ci sono 100.200 canzoni di Rihanna e quelle che non sono sue, c'è la collaborazione. Ma scusa, perché non facciamo una colletta per mandare in vacanza Fabio Formosa, che ma ne ha anche bisogno? Anche me, mentre ci sono comunque, cioè che adesso io... Topolino, ti amo da morire, un bacio a Mariuzzo, un mare Peppe, oggi sciacqualo tu, chiedelo e chiappi tu, ciao Antonella, da Cri. Capito? Perché lei è donna, capito, solidarietà femminile, grazie tesora. Ma Antonellissima, che maglione botta? No, c'è Antonellissima che maglione botta, lavi gli occhi ai paperi, dice Ciccio la Rosa. No, Ciccio, lei è elegantissima. Ma c'ha... insomma, no, ma c'ha questo cardiganino, no? Cos'è? Una polo, una magliettina. La magliettina di... che è quattro bottoni con uno scollo a cuore semplice, un po' da insegnante di matematica. Esatto, però di quelle che mangiano i bambini, ovviamente. Esatto, sempre di sempre sinistra e femminista. Quelli che rovinano la scuola pubblica italiana, quelli lì. Discorsi che ci sono. Salve amici, sono una che non mangia mai perché io non faccio alla Catalla e si vede, infatti sono è proprio sciupata fino a due arancini in mano, due bicchiere domano su l'abbiamo avvistata, ma non è vero, non è vero. Come no? E quindi siccome ultimamente sono un po' sciupatina, anche il mio dottore mi ha detto che devo mangiare di più. Perché insomma non mi riconosce più, no. Si toccano e le quindi, ossa. E quindi via Monti 1, portate cipo, possibilmente non cipolline. Portate cibo, ma chiaro, colletta alimentare, certo, portate cibo. Generale. Anche se vi terremotate da e mica li posso costringere a portare. Allora scusate, vabbè, portatemi una crème brûlée, grazie. Sghiccia, vai. Crème brûlée. Sghiccia. C'è Alex Britti con la sua canzone famosissima, Solo una volta, tutta la vita. Ammazza che noioso però. Cioè, sta canzone secondo me era una presa di fondelli spudorata e approfitto del fatto che non c'è il signor Castiglia per dirlo. Ecco, veramente potrei anche approfittare per leggere io i vostri sms, ma invece in alternativa faccio una cosa molto più utile. Scusate, restate lì, signor Castiglia! Stava chiacchierando e io, con molto garbo, come avete potuto sentire, l'ho appunto richiamato al suo dovere, il dovere di alla Catalla, hai capito? Hai capito? Tu te fai cose, vai, mi lasci da sola, io... E poi vedo ste cose qui, fra l'altro. Capito? Mamma mia. Dai! Anni là, non sono le 12.50.
Ma perché? Perché sono interista. Ah, hai capito? Allucinante. Alfredo! Alfredo! Tutto a posto? Tutto a posto. Ciao Pippo e Antonella, siete i numeri uno, sono Salvo, un grande fan vostro. Oggi senza Fabio è meglio, fatelo stare sempre a casa, dove penso che la macchina pezzi pezzi. Un saluto da Salvo Missili. Che se stanno spuando. Mamma mia, che animali che oggi siete. L'argomento di oggi è Fabio non c'è, vai. 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 A briglia sciolta. No, sono appena uscito dal lavoro, ho appena sentito che Fabio non c'è, la sua risata è troppo contagiosa. Vabbè, pazienza, torna presto. Questa è l'altra scuola di pensiero. Sì, ma è giusto, è giustissimo. In ordine alfabetico, qual è il primo mese dell'anno? Che uno. Ai. Che due. Non mi deludere. Che tre. E ride. Ciao Francesca. 095 41 4. Ma com'è? Oh, mamma mia. Pronto. Pronto. Sì, ciao. Abbassa la radio. Chi sei? Spenta la radio. Sono Paolo Taramacca. Ecco, Paolo Taramacca. Che cos'è allora che innesca? Sei tu che inneschi. E allora, sei pronto a giocare con noi? C'è un rumore assurdo. Certo. Dove sei? Stai giocando perché con i bambini? Sto portando un pullman con i bambini. Ti sto riportando a casa. Ah, tu porti un pullman con i bambini? Mi stai parlando al telefono con noi mentre guidi un pullman con i bambini? Dici di no. No. Dici che sei fermo. Mi sono appena fermato. Ecco, bravo. Sì, ma un coro alla Catalla dei bambini. Scusa, vogliamo sentire un coro alla Catalla fatto dai bambini. Il vai. Minimo. Ragazzi, dovete gridare tutti insieme alla Catalla. Al tuo tre. Mamma mia, ma quanti sono? 4.000? Quanti è il suo? Chi è la nave? Non è un pullman. 250. Va bene, va. Qual è il vero nome di Papa Giovanni XXIII? Giovanni Roncalli. Giuseppe Roncalli, ciao, vattene. Ah, no, che delusione, ci sono rimasta malissimo. E neanche la Giuseppe. Giuseppe è il secondo nome. Ecco. Uè, alla Catalla con Antonella, sono Oliver. Sono appena stato al comune, passando da ufficio ad ufficio, al termine del mio peregrinare in questo Oliver. Caso. Oliver, hai toppato, peregrinare. Perché non c'entra il pellegrino in questo no. caso. C'entra il peregrino. Ecco, giungo infine all'ultima tappa del Tour de Force, quando il tizio della sala del protocollo mi dà la lieta notizia dell'avvenuta chiusura dell'ufficio. Per un attimo avevo sperato di farla in barba alla burocrazia, svincolando le mie pratiche in un'unica lunga mattinata. Ed invece ho ancora una volta fatto i conti col sistema Italia. Ciao, bimbi! Ma perché bimbi? Non ho capito perché e parla bimbi? Così che ci possiamo fare. Ma bimbi di che? Quindi il mio applauso personale di grazie. Oggi va ad Antonella Insabella, che ritorna alle 5 però. Sì. Devi tornare, ritorna. Non sì. vai neanche via. E se non ci sono Marins e Leotta, mi pare che resta qua oggi. Mamma mia, rovinata. Ciao Antonella alla Catalla! Su Radio Studio Centrale. Alla Catalla! Alla Catalla è stato offerto.